nasce il rapporto tra Berlusconi e l'Opus Dei? In che modo il Vaticano ha appoggiato la nascita di Forza Italia? Quali legami ci sono tra i Cavalieri di Malta, Silvio Berlusconi e la finanza vaticana? In che modo l'amico degli amici, Marcello Dell'Utri, protesse Berlusconi dai rapimenti di Cosa Nostra? Berlusconi, Fiorani, Fazio, qual è la sottile linea rossa della finanza cattolica? In che modo Silvio Berlusconi ha sfruttato la vicenda di Luana e Claro per insaldare il suo rapporto con il Vaticano? Quali regali Silvio Berlusconi ha fatto al Vaticano in 15 anni di attività politica? Noi lo abbiamo scoperto. Buonasera da Volsco News, periodico d'inchieste ed antimafia. Siamo al nostro solito appuntamento culturale. Questa sera, se avete ben capito, parleremo di alcuni libri del giornalista d'inchiesta nonché scrittore Gianluigi Nuzzi, che noi conosciamo, abbiamo avuto occasione di conoscere, quindi cogliamo il momento per salutarlo. Buonasera Gianluigi Nuzzi. Allora, iniziamo a parlare del primo libro di Gianluigi Nuzzi, che è Vaticano S.P.A., edito da Chiare Lettere. Sulla copertina, da un archivio segreto, la verità sugli scandali finanziari e politici della Chiesa. Com'è nato questo libro? Questo libro, appunto, come dice la copertina, la stessa copertina, è nato da un archivio segreto. Un archivio segreto di un monsignore vaticano, trovato poi alla fine in Svizzera. La vicenda è molto complessa. E dunque, iniziamo a leggere qualche passo. Il sommario, vediamo il sommario. Prima parte, le carte segrete del Vaticano, ascesa e caduta di Marcinkus. Poi, film autorizzato Andreotti Giulio, Lo Dior Paradello, Enimont, La Maxi Tangente, Enimont, Il Depistaggio, Enimont, Le Coperture, Truffe e Ricatti nei Sacri Palazzi, I Soldi del Papa e Lo Dior dopo De Bonis. Seconda parte, l'altra inchiesta, Il Grande Centro e i Soldi della Mafia, Il Golpe Porpora, Lo Dior, quei soldi per Provenzano, poi ci sono i ringraziamenti, chiaramente l'indice dei nomi. Iniziamo, questo libro. Le carte segrete di un signore importante, un archivio sterminato di documenti riservati e inediti, contabili, bancari, lettere, relazioni riservate, verbali dei consigli di amministrazione, bilanci segreti dello IOR, copie di bonifici e cartellini dei conti cifrati. È il materiale che mi ha consentito di entrare nei segreti del Vaticano e che ho avuto per espressa volontà di Monsignor Renato Dardozzi, 1922-2003. Tra le figure più importanti della gestione di finanze della Chiesa, da 1974 alla fine degli anni 90. Per più di 20 anni Dardozzi è uno dei pochi, pochissimi monsignori presenti alle riunioni riservate dei più stretti collaboratori del Pontefice sulle delicate trame della Santa Sede. Ora, nelle salette a doppie porte tra stucchi, velluti e allusioni per addrizzare spregiudicate operazioni in nome della Chiesa, di disinnescare autentiche mine finanziarie, soffocare scandali, allontanare prelati senza scrupoli appena un gradino sotto il Santo Padre. La storia sembra chiusa con le passate vicende dell'Ambrosiana ai tempi dell'arcivescovo Paul Marcinkus, e invece puntualmente si ripropone, avvolta come sempre una cortina di silenzio. Il Vaticano sviluppa i propri affari nell'assoluta riservatezza, proteggendo il delicato rapporto tra questa teocrazia e il denaro. Le intense attività della holding della Santa Sede rappresentano uno dei segreti meglio custoditi al mondo. Persino il bilancio consuntivo consolidato della Chiesa, diffuso a luglio di ogni anno, offre solo dati generici. Questo silenzio è voluto e quotidianamente tutelato, a ogni costo, sebbene riservo,
questa assenza di informazioni alimenti leggende. Rimane tuttavia una delle tegole auree dei banchieri dalle lunghe tonache, ben più riservati dei loro schivi colleghi laici. Il silenzio protegge tutta l'economia e quindi anche gli affari più discutibili che segnano la vita finanziaria della Romana Chiesa. Il silenzio difende il rapporto fiduciario con i fedeli, evitando così i danni del passato più recente. Infine, il silenzio è indispensabile alle cordate di cardinali per consolidare il blocco di potere che li rappresenta. Soprattutto dopo gli scandali della banca privata di Michele Sindona, dell'ambrosiano di Roberto Calvi e dello York con l'arcivescovo Paul Marcinkus. Scandali che hanno compromesso l'immagine della Romana Chiesa, impegnando per 20 anni Giovanni Paolo II in una faticosa opera di riabilitazione, dopo morti misteriosi come quella di Albino Luciani, Papa per 33 giorni, e dello stesso Sindona, avvelenato in carcere con una tazzina di caffè fumante corretto al cianuro, e omicidi insoluti, con Calvi ritrovato morto sotto il ponte dei Frati Neri a Londra. Scandali che non si dovevano né si devono ripetere e non incrinare quel rapporto di fiducia che lega chi creda a chi diffonde la voce di Dio. Se invece questo silenzio venisse nuovamente infratto, se la finanza vaticana vivesse solo un momento di verità fuori dai giochi tra ipocrisia da una parte e pregiudizio dall'altra, le ripercussioni sulla legittimità di ruoli e funzioni e i costi d'immagine sarebbero imprevedibili. Silenzio, quindi, tra le mura vaticane, quando le operazioni dei banchieri del Papa, arcivescovi e porporati, con i denari dei fedeli si fanno disinvolte o addirittura illegali. Lo IOR rimane uno dei luoghi più inaccessibili. Il Vaticano ammette a fatica la sua esistenza. Nei siti ufficiali della Santa Chiesa non se ne parla, nemmeno è indicato. È come se la finanza vaticana non esistesse. Così si esprime nelle prime 4 pagine del suo libro Vaticano S.P.A. da un archivio segreto, le verità degli scandali finanziari e politici della Chiesa, edizione Chiare Lettere, e sul retro della copertina si ha la sensazione netta che ci si trovi di fronte tutti a un potenziale esplosivo inaudito che deve essere doverosamente pronto a conoscenza delle più alte autorità. Lettere riservato di Angelo Caloria, presidente del Consiglio sovrintendenza dello IOR, al segretario di Stato Cardinale Angelo Sodano. L'altro libro collegato a questo argomento è Sua Santità, le carte segrete di Benedetto XVI, che leggeremo qualche passo, ne parleremo in qualche altro nostro appuntamento. Anche questo è un libro interessante, non so se potete vedere la copertina, ma ne leggeremo e ne parleremo in qualche altro nostra puntata. Per ora abbiamo terminato, vi diamo la buonasera e cogliamo nuovamente l'occasione per salutare l'amico scrittore Gianluigi Nuzzi, autore di questi 2 libri e nonché di diverse altre inchieste. Un autore molto interessante, un autore di inchieste molto approfondite e molto alquanto dettagliate. Ripeto per i nostri amici ascoltatori che comunque stiamo programmando il nostro notiziario flash e potrete trovare la pubblicazione sulla nostra pagina, sulle nostre pagine web. Vi do l'URL: http
due punti, doppio slash, non dovete mettere il doppio www, Volsco News, tutto attaccato minuscolo, ripeto, Volsco News, tutto attaccato minuscolo, punto altervista, punto org, slash blog. Ci trovate sul canale YouTube, se ci state ascoltando ci avete trovato, comunque digitando Vosco News staccato questa volta sul motore di ricerca e lì potrete vedere tutto ciò che noi pubblichiamo. Oppure abbiamo anche la nostra una pagina Facebook e non dovete fare altro che cercare Vosco News, periodico di inchieste e antimafia. Ok, per questa sera abbiamo terminato. Buonasera, al prossimo appuntamento. Vaticano S.p.A. di Gianluigi Nuzzi! Da un articolo inedito! Come nasce il rapporto tra Berlusconi e l'Opus Dei? In che modo il Vaticano ha appoggiato la nascita di Forza Italia? Quali legami ci sono tra il Cavaliere di Malta, Silvio Berlusconi e la finanza vaticana?